Vuoi investire in azioni ma non sai da che parte cominciare? In questo video ti darò 5 strategie che devi assolutamente conoscere e tenere in considerazione quando stai pensando di investire in azioni. Ciao, sono Lorenzo Brigatti, editor di LX Invest e consulente finanziario indipendente per Aegis. Se sei interessato a vedere nuovi video, nuovi contenuti relativi al mondo della finanza, ricordati di cliccare qui sotto per rimanere iscritto al nostro canale e rimanere aggiornato su tutti i nostri nuovi video. Ed ora ritorniamo all'argomento di oggi. Quando si parla di investire in azioni, molto spesso si fa tanta confusione. Si fa confusione tra il concetto di investire nel lungo periodo e quello di speculare, cercare di guadagnare molto velocemente in brevi periodi di tempo. Ci sono un sacco di disinformazioni che sono offerte da stampa piuttosto che da internet che ti convince di quanto sia facile diventare ricco. È difficile trovare delle strategie valide e solide per investire in azioni. E in più, molte strategie, quando si parla di mercati azionari, purtroppo hanno il difetto di smettere di funzionare una volta che troppe persone le utilizzano. In questo video, quindi, più che strategie, voglio darti dei principi che poi puoi utilizzare e creare la tua strategia personalizzata basata sui tuoi bisogni, la tua situazione personale e i tuoi obiettivi. Partiamo con il principio numero 1. Non cercare l'ago nel pagliaio, compra il pagliaio. Questa frase è attribuita a John Bogle, fondatore di Vanguard, una delle società più all'avanguardia, un po' come puoi anche intuire dal nome, per quanto riguarda la creazione di prodotti finanziari. Sono stati quelli che hanno popolarizzato gli index fund, poi diventati anche ETF, quindi tutti i prodotti finanziari più efficienti che ci sono a disposizione oggi arrivano da un'intuizione di quest'uomo, John Bogle. E John Bogle ha usato questa frase molto carina per esprimere un concetto fondamentale. Molto spesso quando si parla di investimenti in azioni si pensa a voler trovare l'azione vincente, la nuova Facebook, la nuova Apple. In realtà però se ci si accontenta, tra virgolette, del rendimento medio di tutto il mercato, quindi tutte le azioni che in un determinato momento sono quotate su un mercato come ad esempio quello statunitense, piuttosto che mercati globali, si riesce a portare a casa un rendimento molto molto interessante e molto più alto rispetto ai rendimenti che vengono offerti da tanti altri tipi di prodotti finanziari. È un rendimento intorno al 7% netto, inclusa l'inflazione, non magari quando ci sono questi periodi di inflazione fiammante come è capitato ad esempio nel 2022, ma con un'inflazione sotto controllo, questo è il tipo di rendimento che ci si può aspettare nel lungo periodo. È per questo che questo consiglio, comprare il pagliaio e non cercare l'ago, è così efficace per un investitore, diciamo così, normale, un risparmiatore che non vuole passare le ore a studiarsi le aziende piuttosto che i grafici e capire quale società può essere quella che effettivamente farà il botto. In questo modo, con un approccio, diciamo così, pigro e allo stesso tempo consapevole dei propri limiti, si possono portare a casa dei risultati anche superiori a quelli di tanti professionisti che provano ad andare alla ricerca sempre dell'azione vincente, perché purtroppo per loro è estremamente difficile. Principio numero 2. Ricordati che il signor mercato azionario è un po' pazzerello e ti propone dei prezzi a volte molto alti e a volte molto bassi. Questa metafora è presa dal libro L'investitore intelligente, uno dei libri più consigliati nel mondo degli investimenti, anche se un po' troppo complesso per investitori, diciamo così, che hanno un minimo di alfabetizzazione finanziaria o comunque sono le prime armi. È consigliatissimo da Warren Buffett. Il capitolo più interessante è quello in cui parla del cosiddetto signor mercato, Mr. Market in inglese, questa entità che delle volte per la stessa cosa, quindi ad esempio un'azione, ti propone un prezzo altissimo un giorno e molto basso il giorno dopo. Il concetto da portare a casa è che il signor mercato è molto volubile, può cambiare opinione molto alla svelta sul singolo titolo e chi è in grado di capire quando questi cambiamenti di opinione sono dovuti a fattori non connessi col titolo, ma con una situazione più generalizzata, può portarsi a casa un sacco di soldi. Questo tipo di lavoro però è più tipico di chi fa selezioni di azioni singole. Se tu invece sei un investitore che vuole investire in ETF ben diversificati e quindi seguire il principio numero 1 come abbiamo visto prima, è comunque importante ricordarsi che il mercato può andare un po' su e giù a seconda dei periodi perché ti aiuta a rimanere più tranquillo.
molto spesso le persone vedono, ah ok, questo ETF rende il 7% all'anno in media, quindi si aspettano che ogni anno, proprio come se fosse un'obbligazione, questo ETF paghi il 7% in modo continuativo. Invece non funziona così, specialmente quando si parla di mercati azionari. Magari un anno fa più 30, un anno fa meno 15, un altro anno più 4 e così via, e tutto il medione di questi sali scendi alla fine è un 7%, ma è tutto molto più tortuoso. Questi, diciamo così, sali scendi sono dovuti agli sbalzi d'umore, se possiamo chiamarli così, del mercato, e conoscere questa dinamica è fondamentale, perché una volta che si è scelto il prodotto giusto è più facile tenerlo anche quando ci sono quei periodi di tempo, che a volte possono durare anche anni, in cui ci sono discese piuttosto che mancati guadagni e così via. Principio numero 3: non investire mai in azioni se questi soldi ti servono presto. Cosa voglio dire con presto? Di solito diciamo almeno 1 o 2 anni. Se ad esempio stai raccogliendo dei soldi per andare a pagare l'anticipo del tuo appartamento, della tua prima casa, piuttosto che un'automobile nuova e così via, e vuoi realizzare questi acquisti nel giro di un paio d'anni, investirli sui mercati azionari è molto rischioso, perché, come ti ho spiegato prima, il mercato è molto volubile, può salire e scendere parecchio, e se nel lungo periodo tende comunque a salire, a portare a casa il rendimento che ti ho detto prima, nel breve periodo può andare un po' dove gli pare, e su periodi di tempo così corti come 1 o 2 anni può succedere addirittura che uno che investa nel mercato azionario, anche nei prodotti migliori del mondo, finisca per perdere dei soldi. E questa è una delle ragioni per cui tantissimi perdono sui mercati finanziari, in particolare quello azionario, entrano convinti subito di partire facendo il botto, poi quando vedono un meno 10 si fanno prendere dalla paura e vendono convinti che qualcuno li abbia truffati. In realtà questo tipo di discese fa parte del gioco, ma se lo sai cerchi di evitarle per quanto riguarda gli obiettivi più vicini nel tempo. Potrebbe essere appunto quindi l'acquisto di un'automobile, piuttosto che l'acquisto di un appartamento, o chi magari è in zona pensione, un paio d'anni prima di andare in pensione. Sono tutti obiettivi di vita che, quando sono vicini, devono farti diventare molto più prudente come investitore e allontanarti dai mercati azionari, andando ad investire in mercati un pochino meno volatili, sempre con molta attenzione, come potrebbe essere il mercato obbligazionario, oppure ancora, visto il periodo, stiamo registrando questo video nel 2023, conti deposito, una scelta più che accettabile. Principio numero 4: prima di investire acquisisci almeno le basi. Se tutto quello che ti ho detto finora suona un po' strano, quindi non sai che cos'è un ETF, non sai che cos'è un conto deposito, piuttosto che non ti è chiaro qualcosa che ho espresso, è possibile che tu non conosca gli elementi base dell'alfabetizzazione finanziaria. Concetti come quelli visti qui, oppure la diversificazione, l'interesse composto, sono tutti degli elementi fondamentali che ti aiutano a diventare un investitore migliore. Quindi prima di partire ad investire in azioni solo perché hai qualche soldo fermo sul conto, il consulente ti ha detto che devi andare ad investire questi soldi da qualche parte, o perché hai letto qualche articolo su internet e sei convinto di aver capito tutto e sei pronto, prenditi del tempo per fare qualche lettura o guardare qualche video, puoi fare un po' quello che vuoi, e vai a approfondire un po' gli argomenti di base. Sul nostro canale ne trovi tanti, dai un po' un'occhiata, fai le tue valutazioni e cerca di acquisire queste conoscenze fondamentali prima di investire anche un solo centesimo in qualcosa che non ti è completamente chiaro. Principio numero 5, ultimo per questo video: una volta che hai scelto la tua strategia di investimento, portala avanti con costanza. Esistono molte persone che, dopo aver fatto, diciamo così, i compiti e aver fatto il loro lavoro per quanto riguarda le azioni, aver capito se investire in ETF, in azioni singole, oppure magari prevalentemente in ETF e un po' in azioni singole, dopo aver scelto i loro obiettivi di investimento, dopo aver scelto quando vogliono realizzarli e aver creato una bella strategia fatta su misura per loro, poi per qualche ragione non riescono a portarla avanti, magari sono troppo impazienti, vogliono diventare ricchi subito, oppure quando arriva la prima discesa si fanno un po' prendere dal panico e non sanno cosa fare. In questo caso è fondamentale ricordarsi che una strategia è solo il primo passo. Una volta che la strategia è stata disegnata, poi bisogna riuscire a portarla avanti. E questo è fondamentale, perché molto spesso ci sono delle strategie che sembrano ottime sulla carta, però poi nel momento in cui vengono messe in pratica si rivelano estremamente difficili. Uno degli esempi più pratici è magari una persona molto giovane che dice: ok, ho degli obiettivi molto lontani nel tempo, quindi posso investire tanto in azioni, o meglio in ETF azionari ben diversificati. Alla prima discesa poi non riesce a dormire la sera perché si preoccupa
preoccupa di quanti soldi stia perdendo in questo momento e così via. Ecco, questo è uno di quei casi in cui bisogna un po' rivedere la propria strategia di investimento in base a dei nuovi elementi che sono emersi, in questo caso la tolleranza al rischio, anche se si è in un'età un po' giovane. Alla fine si riuscirà a trovare comunque un compromesso, se si lavora bene, tra quella che è la strategia di investimento ideale, quella che si è messa su un foglio Excel funziona alla grande, e quella che è la strategia di investimento più adatta a te come persona e non solo come insieme di caratteristiche. Quindi non è solo una strategia che funziona per tutti i maschi di età da 25-35 anni che hanno questo tipo di reddito, questo tipo di aspettative, obiettivi di vita e così via, ma proprio relativa a te, in base a come ti senti e come sei in grado di portarla avanti, quali sono le tue passioni, anche lato investimenti e così via. Perfetto, per questo video è davvero tutto. Mi auguro che questi principi ti aiutino ad investire in azioni nel modo più corretto possibile e nel modo più adatto alla tua personalità e alle tue capacità. Ti ricordo nuovamente, se questo contenuto ti è piaciuto, di iscriverti qui sotto per rimanere aggiornato su tutti i nostri nuovi video che io e altri editor rilasceremo su questo canale. Da parte mia è davvero tutto. Ti ringrazio per l'attenzione e alla prossima.